9 secondi o poco più. Tanti sono bastati per mettere a rischio la partecipazione di Fedez e Francesca Michelin alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il rapper lo scorso weekend ha condiviso erroneamente sui social un video dalla sala prove in cui cantava con la collega il brano che porterà in gara, Chiamami per nome. La storia ha fatto il giro dei social in pochi minuti, diventando quasi virale. Il regolamento del festival pretende brani totalmente inediti e i pochi secondi pubblicati sono finiti sotto la lente di ingrandimento della Rai. L'azienda però ha fatto sapere che non prenderà provvedimenti perché la durata dell'audio è estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano. Fino a quando la vicenda giudiziaria tra Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard non sarà completamente chiarita, anche l'attrice dovrebbe essere licenziata. A pensarla così, sono quasi 2 milioni di persone che hanno firmato una petizione per far licenziare la Heard dal cast di Aquaman 2. L'ex signora Depp, quindi, dovrebbe subire lo stesso trattamento dell'attore licenziato dal cast di Animali Fantastici 3. Sulla vicenda la Warner Bros. Non si è ancora pronunciata. In attesa di aggiornamenti, il sequel del film DC arriverà al cinema il 16 dicembre 2022. Il passaggio alle superiori, le nuove amicizie, le dinamiche scolastiche e i temi dell'adolescenza sono al centro della nuova serie Point of View, i primi anni, in onda su Rai Gulp da stasera tutti i giorni alle 20:15 con un doppio episodio. Il cast è composto da 16 ragazzi tra i 13 e i 16 anni. La serie, che si compone di 52 episodi da 12 minuti ciascuno, è stata girata nell'estate scorsa a Torino, nel campus della ILO, l'agenzia dell'ONU per il lavoro, sulle sponde del Po. Point of View racconta la vita quotidiana di un gruppo di studenti durante i primi 2 anni di liceo, analizzando un'età per molti versi entusiasmante, ma che vede anche aspetti duri, dai disturbi alimentari al bullismo, dalle trasgressioni alla sfiducia in se stessi, dai disagi familiari al rifugio nel gruppo. Arriva anche a Roma l'Healthy Color, il coloratissimo healthy fast food del cantante multiplatino Sfera Ebbasta, del calciatore Andrea Petagna e dello stilista Marcello Burlon. Il locale aprirà le porte mercoledì 3 febbraio in via Leone IV 64, a cavallo tra lo storico Rione Prati e le Mura Vaticane. L'imminente arrivo nella capitale è solo una delle nuove sorprese targate Healthy Color. L'azienda ha infatti programmato nuove aperture in Italia, attivando un piano di espansione in grado di rafforzare il giovane brand che ha rivoluzionato il mondo dell'healthy fast food in Italia. Selena Gomez debutta con un primo EP in spagnolo. La pop star ha annunciato su Instagram l'uscita del suo nuovo progetto Revelación, in arrivo il 12 marzo. Disponibile in preordine, il disco, completamente in lingua spagnola, è stato anticipato dai singoli De Una Vez e Baila Conmigo, quest'ultimo realizzato in collaborazione con il cantante portoricano Rau Alejandro e il produttore Tiny. L'ultimo album di Selena Gomez, Rare, è uscito nel gennaio 2021, riscuotendo un successo planetario.